Mercoledì, la serie che ha lanciato Jenna Ortega nei panni della primogenita tenebrosa della famiglia Addams, sembra destinata a diventare il prodotto di punta di Netflix. Lo show ha debuttato sulla piattaforma verso la fine del 2022, conquistando in breve tempo una solida fanbase e diventando virale anche sui social grazie alla nota sequenza di ballo vista nella prima stagione. Tutti fattori che hanno spinto Mercoledì a diventarlo. Delle serie Netflix di maggior successo di sempre, affiancando sempre Stranger Things e Squid Game. A inizio anno era arrivato il rinnovo ufficiale per una seconda stagione, la cui produzione è stata però affrontata a causa dello sciopero degli sceneggiatori rientrato nei giorni scorsi. Con l'accordo provvisorio raggiunto tra il sindacato WGA e gli studios, Netflix avrebbe ora hanno deciso di portare a termine la scrittura seconda stagione serie La priorità assoluta piattaforma, al pari travagliata quinta e ultima stagione di Stranger Things. La continua dilatazione dei tempi di produzione rischierebbe infatti di minare la credibilità degli attori coinvolti nei panni dei liceali in entrambi i cast. Inoltre, con Stranger Things che si appresta a concludere la sua corsa iniziata nel 2016, Netflix avrebbe deciso per concentrare tutto sullo show con Jenna Ortega. Secondo fonti interne, Wednesday sembra destinato a sostituire Stranger Things come prodotto di punta della piattaforma. Un altro punto a favore di Wednesday resta il potenziale ancora inespresso del suo universo narrativo, che potrebbe prestarsi non solo alla realizzazione di altre stagioni, ma anche alla diversificazione attraverso ulteriori spin-off. Queste iniziative sono necessariamente legate ad una possibile, per quanto molto probabile, replica del successo ottenuto dalla prima stagione della serie. Stranger Things si è affermato come il secondo show Netflix più visto che mai a partire dalla sua quarta stagione. Da parte sua, Wednesday si trova invece solo all'inizio del suo percorso nel mondo dello streaming e, nei piani della piattaforma, lo show con Jenna Ortega potrebbe prendere una strada potenzialmente più redditizia della serie scritta dai fratelli Duffer. Netflix sembra quindi nutrire grandi ambizioni per la serie, che è riuscita a sfondare il miliardo di spettatori e la cui popolarità sembra destinata ad aumentare. Cosa ti aspetti dalla seconda stagione dello show? Peccato non sia uscito al cinema, One Piece trova un fan inaspettato in una famosa star di Hollywood Movie Stills, fonte ScreenRant.